Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi voglio farvi vedere un nuovo orologio che ho comprato per la mia collezione. Ma prima di addentrarvi e vedere che cosa c'è qui dentro, mi raccomando, fate un bel like e iscrivetevi al canale. Modo gratuito per sostenere questo contenuto e tutti quelli che pubblico su YouTube e non solo. Infatti vi metto anche tutti gli altri canali dove potete trovarmi. Allora, questo orologio l'ho comprato da una realtà di Bari che si chiama Oroshock. Lo segnalo perché li ho scoperti tramite Chrono 24. Sono ovviamente stati molto molto gentili. Ho trovato questa referenza interessante, ne hanno tante. Quindi aspettate. Quindi dicevo, fatevi un giro sul loro sito, vendono appunto su Chrono 24, sono stati molto gentili perché mi hanno mandato, quando l'ho acquistato tramite WhatsApp, un video al cronocomparatore che mi faceva vedere il buon funzionamento dell'orologio, che è revisionato, ovviamente anche un video in cui, e vi dico già quindi che complicazione ha, il cronografo funzionava. E quindi nel momento in cui avete questo materiale, sicuramente è una sicurezza in più che potete dare. Questo orologio, adesso apriamo, questo orologio lo cercavo da diverso tempo. È un marchio di cui si parla poco qui su YouTube e devo dire la verità, se ne parla poco perché secondo me le nuove referenze non sono belle così come erano quelle del passato. Quindi è un orologio vintage, di un marchio che non ho in collezione, che era molto prestigioso e che, ora ve lo faccio vedere, è Ebel. Ragazzi, siamo di fronte all'Ebel Le Moduleur. Guardate che meraviglia. Un orologio davvero bellissimo. Sapevo già che la fibbia era generica, ovviamente questo nel prezzo è stato considerato, ma la cosa che mi interessava farvi vedere è che qui dentro batte, come potete vedere, aspettate qui, il calibro Ebel 137, manifattura di Ebel, una manifattura di questo cronografo che parte da base Lemania quando, se non ricordo male, la Zenith non ha potuto più dare ad Ebel il calibro del Primero, che era montato su questi orologi. Ho scelto questa colorazione blu, devo dire, ho scelto perché è bellissimo, un cronografo blu non l'avevo, ma al di là della scelta fatta, devo dirvi la verità che ci sono dei quadranti molto molto particolari. Abbiamo 40 mm tra l'altro di diametro, quindi estremamente compatto, e guardate anche lo spessore. Adesso casualmente, ma davvero casualmente, perché mi è arrivato il pacco e stamattina ho indossato questo, ho il mio Omega Speedmaster e già ad occhio vedete che siamo lì, ragazzi. Però questo è un calibro manuale, questo è automatico, quindi c'è un po' di differenza. Mettiamoli a confronto, due meraviglie, per carità, ma questo orologio ha davvero dei dettagli molto molto particolari. Guardiamo come ad esempio ci siano le viti qui che tengono fissa la carriere. Qui abbiamo una satinatura su tutta la cassa, possiamo vederla qui, mentre invece la lunetta è lucida. Questo cinturino blu lo andrò a sostituire, vedete che è anche un po' usato, adesso capirò bene con cosa, ma il motivo principale del mio acquisto, essendo io appassionato di cronografi, era proprio avere questo calibro. Perché secondo me, ragazzi, ci stiamo dimenticando di orologi straordinari. Eccoci qua. Faccio ripartire la sfera cronografica perché davvero l'ho aperto insieme a voi. Indici che sono coperti da pasta luminescente. Possiamo vedere invece la lunetta, scusate, sotto il vetro. Adesso vediamo se riesco a mettere a fuoco. Eccolo qua. La scala tachimetrica, come ogni cronografo, deve avere
che si rispetti l'orologio. Vabbè, lo devo provare, no? Vediamo come mi sta il polso. Beh, ragazzi, perfetto. Sembra di avere un solo tempo al polso. Per questo dico, questa è davvero una gran chicca. E oltre a questo, ve lo dico giusto perché magari siete alla ricerca di una nuova, come dire, una nuova fissa. Oltre all'Ebel Le Medulor, vi invito a cercare anche l'Ebel BTR. Lì siamo in un design molto più moderno, sportivo. Voi direte anche questo crono è sportivo, però un po' più tendente all'elegante, ma abbiamo un diametro da 46 mm, quindi decisamente più spesso. Tra l'altro, io non sono un maniaco di queste cose, però potete vedere come sia COSC, quindi certificato cronometro, lo vedete sotto il contatore, il subdial Aure 6. Devo dirvi, ragazzi, che è un orologio spettacolare. Visto che ci sono, e ve l'ho citato, guardiamo adesso lo spessore. 12 mm. 12 mm, guardate anche voi. Uno spettacolo, 12 mm per un cronografo automatico con calibro di manifattura. Ripeto, vediamo adesso, qua ovviamente abbiamo anche un vetro molto bombato, però il mio Moonwatch è 14 mm. 14 però manuale, 12 automatico. È davvero un orologio molto molto sottovalutato. Se andate a vedere anche su Crono 24 i prezzi a cui è venduto, capirete quello che vi sto dicendo. Quindi, se qualcuno sta cercando un nuovo crono, io il consiglio glielo do. Tra l'altro, vediamo come anche il fondello. Tra l'altro, questo è un fondello da avere a vista. Guardate un po' anche le lavorazioni sul rotore di carica, con questa lavorazione che sembra quasi delle mattonelle. E anche un trattamento molto molto particolare. Poi vediamo Côte de Genève poco sotto, l'incisione che vi ho già detto è bel 137. Guardiamo, cioè davvero questo è un orologio molto bello. Quindi, prima di tutto, contento perché è arrivato, è perfetto ed è proprio come me l'aspettavo. Secondo, ve lo consiglio anche a voi se siete alla ricerca di un crono, perché ha davvero tanto di particolare e merita davvero, e contentissimo, ragazzi. Un bel crono al polso. E voi direte, ma ti mancavano i croni? No, però, anzi, aspettate che vi faccio vedere anche il confronto con un altro paio di crono che ho. Il mio Zenith è il primero, a 384, io le misure non mi ricordo, qui siamo sui 13, ragazzi, più sottile del mio Zenith il primero, siamo sui 13, magari 12 e mezzo, qua la batteria si è scaricata. Calibro cronografico Heuer 16 mm, quindi guardate questo orologio, che è quello che costa meno di tutti questi, il meno di tutti questi, ma per carità, in quanto a bellezza del primero, secondo me nei cronografi non si batte, anche se è difficile farlo vedere per colpa del bracciale, però lo potete ammirare. Però ragazzi, questo è un grandissimo acchiappo, contentissimo di averlo trovato. E vi ho fatto vedere anche, magari vi ho raccontato un po' di storia, forse non mi ricordo se l'ho detto, l'Ebel E137 è su base Lemania, e quindi è un cronografo che adesso ha avuto delle modifiche da parte di Ebel, partiva da un base Lemania, quindi, però adesso è diventato una cosa diversa. Rivediamolo. Troppo contento, ragazzi. Cercateli, perché ce ne sono pochi in giro e secondo me meritano. Grazie per aver visto questo contenuto. Vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me: Facebook, Instagram, Telegram, gruppo Facebook dedicato alle offerte per gli orologi, TikTok e il sito ghiera.it. Ciao ragazzi, mi vado a godere l'orologio. Alla prossima!